Salve a tutti e ben ritrovati ad Uno Sguardo alle Stelle. Un cielo decisamente tumultuoso visto che Marte e Venere lo dominano completamente. I due amanti zodiacali fanno un po' le bizze, fanno pace, ma dichiarano guerra alla noia e a tutta la stasi. Vediamo un po' come se la caveranno i 12 segni zodiacali alla luce di questo conflitto tra guerra e amore. Ariete! Il vostro cielo è scosso da una serie di opposizioni che arrivano dal cielo della Bilancia. Il vostro Urano sta scuotendo letteralmente tutti i piani della vostra esistenza. Siete un po' troppo nervosi, infatti nelle ultime settimane avete messo fortemente a repentaglio la stabilità dei vostri affetti, sia familiari che amicali, che con il partner. Calmatevi un po' e vedrete che la tempesta passerà in men che non si dica. Auguri! Toro! Il vostro cielo invece gode di ottimi passaggi, siete sempre vicini ad una svolta professionale, economica, lavorativa, di squadra comunque, che potrebbe decisamente avvantaggiarvi. Avete comunque un sottofondo di tensione, soprattutto perché per adesso non riuscite ad avere la serenità solita vostra, che in genere è dedicata agli affetti, ma privilegiate il lavoro e aggiustate tutto, vedrete che farete la scelta più sensata. Gemelli! Il vostro cielo è decisamente un allegro andante, non vi manca nulla. Ottime risposte dal cielo, carrieristiche, professionali, lavorative. Tutti quanti voi godranno nel loro piccolo, nel loro massimo, di tutta una serie di avanzamenti di stato che vi faranno felici. Arriva l'amore a travolgervi, non lasciate nulla. Cancro, il vostro cielo è un po' alle prese con delle quadrature, un nervosismo di fondo che avevate brillantemente superato sembra un po' tornare a fare capolino, ma voi dovrete tenere i nervi molto saldi e in ogni caso la vostra maturità e la vostra preparazione giocheranno un ruolo essenziale soprattutto nelle faccende pratiche, delle quali, scisse bene dalla vostra emotività, trarrete molto profitto se utilizzerete bene dei vantaggi di famiglia. Leone, il vostro cielo è decisamente più aperto, più dinamico, eppure è un ipercarico planetario che le stelle vi consigliano comunque di tenere a freno. Sta andando tutto bene, non avete bisogno di ulteriori riprove o di esami da superare. Cercate invece di valutare con sereno profitto e un atteggiamento più disincantato i vostri risultati che sono davvero eccellenti. Vergine, il vostro cielo è alle prese con tutta una serie di rimaneggiamenti che purtroppo dopo la grazia che vi hanno portato i pianeti veloci sono un po' tutti da ridiscutere, soprattutto al lavoro. Piccole insidie, qualche nemico, qualche fraintendimento, qualche invidia. Non prendetela però come un fatto personale, cercate invece di glissare quanto più potete su tutto quello che vi dà fastidio, eppure riflettete sul bagaglio di esperienze appena conquistato e reinvestitelo magari in direzioni alternative. Bilancia. Il vostro cielo ha un sacco di pianeti a favore, questo non significa che però ci sarà in sé una positività, poiché il livello di confusione aumenta notevolmente. Non sapete prima cosa fare o come organizzarvi. Fare un planning o un paradigma delle priorità non è sicuramente comunque la soluzione. Seguite il cuore, siete comunque un segno di Venere e Venere è proprio dalla vostra parte. Tra l'altro, l'energia di Marte è finalmente entrata nei vostri gradi, quindi procedete a istinto e vedrete che sarete pronti a un nuovo e brillante exploit. Scorpione. Ricomincia un po' una fase decisamente emotiva, tutto il carico di pianeti che in bilancia si troverebbe nella vostra dodicesima casa, per cui cominciano un po' i tumulti della vostra anima. Qualcosa nel sottofondo si muove e non riuscite a chiamarlo con un nome, malesseri e disagi derivano comunque dalla vostra attitudine zodiacale a creare un problema anche se non c'è. Godetevi quello che avete, soprattutto nell'amore, non attaccate il partner perché non c'è nulla che veramente non vada. Sagittario, il vostro cielo ha decisamente bisogno di una pausa. Vi siete prodigati per aiutare qualche familiare o per risistemare o riconfermare i vostri patti, contratti al lavoro, la vostra progettualità, insomma.
Adesso è tempo di chiudersi un po' in un ritiro più domestico, più casalingo, più familiare, anche più legato alla coppia che avrebbe bisogno di essere comunque ripresa, ricoccolata e rimaneggiata un pochino meglio. Per adesso non partite per le solite conquiste, è meglio una terraferma e sicura di cui già conoscete i confini. Capricorno, il vostro è uno dei segni messo più a dura prova dai movimenti planetari di adesso. Ora che si ci mette anche Marte a dare manforte a Saturno nella sua naturale quadratura dalla Bilancia, quell'anno e mezzo che Giove vi ha garantito sui tre in cui Saturno sarebbe stato pernicioso vengono un po' meno. Cercate comunque, soprattutto in questa settimana, di riorganizzarvi al meglio e di correre, perché tutte le vostre incombenze avranno una facile soluzione se solo sarete pronti e scattati in delle decisioni che per una volta tanto non dovranno essere prese con calma o con sedimentazione. Cercate invece di agire tempestivamente. Acquario. Il vostro cielo è garantito da una compagine di pianeti tutti in segni d'aria che promettono amore, successo, danaro e soprattutto l'indice di fascino, quello che lievita di più con un Marte in trigono. Cercate però adesso, anche se siete un po' distratti da progetti pratici e anche da qualche noia legale o burocratica, di concentrarvi un po' sulla piacevolezza dei rapporti. Il vostro nervosismo ormai avete imparato a dominarlo. Cercate invece di volgere altrove lo sguardo in maniera creativa e costruttiva. Pesci, una divina confusione sembra proprio pervadervi, viaggi, amori lontani, suggestioni un po' strane, avulse dal vostro normale contesto, vi solleticano e sarà più forte di voi inseguirle e viverle soprattutto. Il vostro cielo infatti garantisce un'enorme riuscita se solo vi abbandonerete senza progettualità alcuna a tutto ciò che sentirete. In bocca al lupo. Grazie per avermi ascoltato, vi rinnovo i nostri appuntamenti settimanali e quotidiani su Live Sicilia TV Web e su www.mioroscopo.it.